In un gioco di squadra tocca sempre a qualcuno ricordare che piove. E non è un compito, è un compito ingrato, ma spero utile e compreso. Perché la crisi sarà lunga e difficile. E i vincoli sono stretti. La crisi si inasprirà nei prossimi mesi. Ieri, e soprattutto sul piano sociale. Ieri Draghi ha richiamato l'emergenza occupazione, disoccupazione in Europa ed è un dato allarmante, preoccupante. Franceschini nella relazione ci ha ricordato la povertà assoluta come elemento di attenzione. Ieri pomeriggio Cecilia Guerra ha insistito più volte sul concetto di non autosufficienza come emergenza crescente. Se vogliamo reggere la botta, se vogliamo cioè attraversare questa lunga crisi senza rinunciare alla doverosa attenzione verso le priorità del sociale, ad avere una visione di sostegno a chi soffre di più in una conduzione verso l'uscita dalla crisi, dobbiamo fare i conti almeno con tre questioni, tra le altre. La prima, avere la coscienza esplicita, e stamattina Barucci lo ringrazio, ci ha aiutato molto, la coscienza esplicita che siamo al capolinea di un modello di sviluppo. E soprattutto l'Occidente ha questo problema. L'Occidente è al dunque di un modello di sviluppo basato su un'ipotesi consumistica che non regge più alla possibilità di una redistribuzione perché è iniqua, perché non è calibrata. E da questo punto di vista, allora, quando parliamo di crescita, e dobbiamo parlare di crescita, riflettiamo a fondo quando diciamo crescita e immediatamente la abbiniamo a consumi. Riflettiamo, quali consumi? Quale ipotesi di diffusione del benessere? Perché parlare di consumi nella gergo attuale significa una visione nella quale siamo abituati da anni, dove non esiste un criterio di priorità nella logica dei consumi. Il welfare può essere un grande sviluppo di consumi, se si pensa a una sua diffusione. Ebbene, questo punto è fondamentale. E l'altro, se vogliamo parlare di modello di sviluppo che tenga conto di questa situazione, dobbiamo anche parlare di modello di relazioni. Tiziano, io mi auguro che negli emendamenti che prepareremo ci sia anche qualcosa sulla partecipazione e la democrazia economica, perché il modello tedesco di cui tanto si parla è fondato su un sistema di relazioni che ha consentito alla Germania di essere anche un grande paese di sviluppo e di crescita. Si dice sempre che la Germania è tra le grandi potenze industriali del mondo, con tutti i limiti di gestione politica, eccetera, ma raramente si dice in Italia che alla base di quello sviluppo c'è un sistema di relazioni, addirittura per legge, e io non penso che dobbiamo fare una legge in Italia tipo quella tedesca, ma che noi stiamo a metà del guado di un sistema di relazioni per il quale non si riesce a mettere in moto una visione che consenta questo nuovo modo di percepire le relazioni tra capitale e lavoro in una prospettiva assolutamente di crescita. Questo è un limite che noi anche con piccoli passi, anche con quelli degli emendamenti alle leggi, dobbiamo affrontare. Ma allora guardate che questo significa aprire l'orizzonte. La globalizzazione ci sta offrendo una contraddittoria ma interessante novità, che non esiste un capitalismo, ma esistono più capitalismi, più possibilità. Infiliamoci dentro questa discussione. E quando ieri giustamente Dario ci ha ricordato la sinistra, e stamattina se n'è parlato, io dico, e vale per la sinistra come vale per il mondo cattolico, andiamo oltre gli schemi tradizionali. Certo, il liberismo ha fallito e non ci interessa, ma nemmeno la socialdemocrazia e nemmeno il popolarismo sono adeguati a rispondere alla novità clamorosa. Qual è il progetto sul quale ci muoviamo? Questo è il primo punto. Il secondo, beh,
Io penso che se vogliamo reggere la botta, dobbiamo anche riflettere su un modello di sviluppo complessivamente più sobrio. Ne ho accennato parlando di consumi, ma voglio essere più esplicito, un tema su quale personalmente insisto. C'è un dibattito in questi giorni, in queste settimane, in Italia e in Europa. Troppo rigore? No all'austerità. Non confondiamo la fine dell'austerità intesa come non fare solo politiche restrittive, ma metterci anche politiche espansive col fatto di rinunciare invece ad un modello che sia di sobrietà. Guardate che c'è una differenza tra sobrietà, tra benessere e spreco. C'è una differenza. Io sono convinto che noi dobbiamo lavorare per un benessere diffuso a tutti, non a una riduzione, non per stare tutti più poveri, tutti un po' meglio, tutti un po', ma lo spreco alimentare. Oggi per fortuna ci sono organizzazioni che recuperano il più possibile, ma lo spreco esiste ed è clamoroso. Lo spreco energetico, provate a tradurlo in risorse, in soldi, in numeri. Lo spreco acqua, l'Italia è il terzo paese d'Europa per spreco d'acqua. Banalizzo, perché molto spesso non chiudiamo i rubinetti. La banalizzazione ha un suo significato, no? E così via. Terzo ed ultimo capitolo. Io penso che la terza cosa sulla quale dobbiamo fare i conti è liberare risorse. Dobbiamo trovare risorse. E allora questo mi porta direttamente ad alcune considerazioni sull'attualità e anche sull'attualità del nostro paese, di questa fase politica e di questo governo. Io non credo che possiamo trovare risorse continuando sul lato delle entrate. Penso che sulle tasse siamo arrivati. Sento dire anche in queste ore, ho letto che c'è una nuova ipotesi di tasse sulla benzina, eccetera. Guardate, lì la pressione fiscale è al top. Allora però, se la via delle entrate per trovare risorse, per sostenere le prospettive che Cecilia Guerra ci ha detto ieri sera, per sostenere gli esodati, Cesare, perché dobbiamo trovare le risorse per fare quell'operazione, per fare tutto questo, allora se dal lato delle entrate siamo ormai arrivati a un top, dobbiamo agire dal lato delle uscite. Noi non possiamo non affrontare la questione della spesa pubblica di petto, coraggiosamente, con una visione sicuramente progressista, non restrittiva, ma va affrontato. I tagli alla spesa pubblica sono una emergenza se vogliamo liberare risorse per sostenere anche una visione di welfare. Allora non aspettiamo. Non aspettiamo che arrivi il decreto sul pubblico impiego, non aspettiamo che arrivi il decreto sulla sanità. Costruiamo noi un'ipotesi riformatrice, costruiamo noi un'ipotesi che coniughi l'esigenza dei servizi con l'esigenza però anche di un recupero di risorse necessarie da riorientare. E da questo punto di vista, voglio dire, insisto spesso nelle nostre riunioni e approfitto anche qui. Stiamo sottovalutando la delega fiscale, non quella di questi giorni che si sta discutendo, quella per la quale il governo Monti ha detto che si aumenta l'IVA per coprire la clausola di salvaguardia. Mi provoco da solo, ma su 226 miliardi di euro. E 700 e passa voci che sono quelle che compongono la somma delle detrazioni. Possibile che non riusciamo a trovare 4 miliardi per impedire che scatti l'IVA? Non perché non deve scattare in assoluto, ma perché probabilmente potremmo averne bisogno per tenere la botta sul welfare o su altre visioni di sviluppo? E quindi credo che questo sia un tema serio di responsabilità che va affrontato non con una falsa coscienza, ma con il coraggio del riformismo. E da questo punto di vista, allora, bisogna anche porsi il problema di un elenco di priorità di risorse, di riforme. Io cito tre questioni solo. La prima, ho detto, sanità e pubblica amministrazione, non aspettiamo.
La seconda, federalismo, non lasciamola cadere questa cosa, perché guardate che oggi non se ne parla più e nella crisi della Lega, prima qualcuno lo diceva, nella crisi della Lega si confonde che il federalismo fosse un tema, il lavoro fatto dalle commissioni bilaterali nostro sul federalismo ha prospettato un'idea di equilibrio tra l'unità nazionale dello Stato e della Repubblica e la possibilità di articolazioni territoriali sulle quali si può incidere per favorire la ripresa e lo sviluppo. E la terza, e mi rivolgo anche direttamente a Bersani, che è qui, e riprendo le osservazioni che ha fatto Delrio. Non se ne può più sul patto di stabilità. Bisogna scardinarlo. Bisogna porre a monte questa questione come una questione urgente, perché non riguarda soltanto le cose opportune che il sindaco Delrio ha detto qui, riguarda un'intera visione dell'organizzazione dello Stato e delle risorse pubbliche, perché quando chi ha i soldi, i comuni virtuosi, non possono impegnarli a fronte del dissesto idrogeologico, a fronte della sistemazione del tetto della scuola, o a fronte, siamo di fronte ad un'idea malata della possibilità dello sviluppo che ha a che fare con la democrazia. Io penso che su queste cose noi possiamo nei prossimi mesi fare in modo che il nostro partito sia protagonista. E allora concludo con questa riflessione. Però quando ci presenteremo alle prossime elezioni e quindi ci candideremo giustamente a governare, con quale programma politico ci presentiamo? Considerando che questa è stata una parentesi, o immaginando che ci sono delle coerenze e delle prospettive che fanno sì che le difficoltà di oggi non saranno finite tra un anno. Quando andremo alle elezioni non sarà finita la crisi, non sarà finita nell'emergenza finanziaria, nell'emergenza economica. Ma allora ecco perché la relazione di Franceschini ieri ci ha aiutato molto in questa direzione. Io penso che il Partito Democratico debba saper coniugare questa prospettiva di medio periodo e anche quest'idea di nuovo sviluppo con la capacità di rispondere alla congiuntura attuale che, ripeto, è una congiuntura pesante ma non priva di opportunità. Grazie.